Mister, arriva una neopromossa che sta facendo benissimo. Il Trapani in 4 partite non ha mai perso e contro la Regina ha letteralmente incantato. Sì, arriva una squadra in salute, come abbiamo letto e visto tutti. Squadra che onestamente ha fatto bene non soltanto queste 4 partite, ma tutto l'arco del campionato dell'anno scorso. Hanno vinto un campionato meritatamente, hanno perso l'altro prima ai play-off. Io credo che è una squadra che non ha dei grandi nomi, ma ha dei grandi giocatori. Tendo a dire dei buoni giocatori che possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra se vengono sottovalutati. Ma io ho molto rispetto dell'avversario e sono convinto che abbiamo lavorato anche su questo. Domani affrontiamo una signore squadra, ma devono stare attenti anche loro, perché anche noi stiamo bene al di là della sconfitta, tra l'altro credo anche immeritata, perché potevamo sfruttare meglio alcune occasioni. Però abbiamo lavorato su questo, abbiamo lavorato su questa squadra che concede poco e ripartono bene e hanno un ottimo gioco. Il Modena ha buoni giocatori, anche il Modena, non solo il Trapani. In settimana hai provato anche nell'amichevole con la Primavera a rimescolare un po' le carte, hai in mente qualche cambiamento? No, farò riposare alcuni, tra virgolette alcuni, insomma, devo dire, perché abbiamo una settimana lunga, sono convinto che chi giocherà farà bene, insomma, poi io non sono abituato molto a cambiare. Una settimana per capire a che campionato parteciperà il Modena, che valore ha questa squadra? Io dico questo, io ho dei giovani di grande valore, non so quello che sarà il nostro campionato, ma sono convinto che questa è una squadra che anche a Bari ha fatto vedere grandi, buone cose, non grandi, buone, e abbiamo fatto vedere dei giovani che hanno saper restare sul campo. L'obiettivo mio lo so qual è, quello di arrivare prima alla salvezza e poi vedremo quale sarà il nostro campionato. Zovoli e Salifu sono pronti per l'11? Sì, direi sì. Ecco. L'unico dubbio che ho è Bianchi, perché abbiamo Bianchi, Orizzo, abbiamo 3 partite una dietro l'altra. Per me sono tutte e due titolari inamovibili, però io devo pensare anche che Bianchi viene da parecchie partite, insomma non ha partecipato molto nelle partite amichevoli in campionato, però alla lunga poi penso di sfruttarli tutte e due in queste settimane, vediamo un po'. Se torna a casa è importante anche alimentare l'entusiasmo che avete creato con Cittadelle e col Palermo. Sì, ma dobbiamo creare entusiasmo, ma io credo che la conosciamo tutti, è ovvio, domani vuole solo un po' di cattiveria, poi basta, poi si vede il solito Modena.